il vecchio che leggeva romanzi d'amore. Antonio José Bolívar sapeva leggere, ma non scrivere. Al massimo riusciva a scarabocchiare il suo nome quando doveva firmare qualche documento, per esempio in periodo di elezioni, ma avvenimenti del genere si presentavano così sporadicamente che lo aveva quasi dimenticato. Leggeva lentamente, mettendo insieme le sillabe, mormorandole a mezza voce come se le assaporasse, e quando dominava tutta quanta la parola, la ripeteva di seguito. Poi faceva lo stesso con la frase completa, e così si impadroniva dei sentimenti e delle idee plasmati sulle pagine. Quando un passaggio gli piaceva particolarmente, lo ripeteva molte volte, tutte quelle che considerava necessarie per scoprire quanto poteva essere bello anche il linguaggio umano. Leggeva con l'aiuto della lente d'ingrandimento, il secondo suo più caro avere. Il primo era la dentiera. Abitava in una capanna di canne di circa 10 metri quadrati in cui aveva sistemato ordinatamente lo scarso mobilio, l'amaca di juta, la cassa di birra che sosteneva il fornello a cherosene e un tavolo alto, molto alto, perché quando avvertì per la prima volta dei dolori alla schiena, seppe che gli anni cominciavano a pesare e decise di sedersi il meno possibile. Allora costruì un tavolo dalle gambe lunghe, che gli serviva per mangiare in piedi e per leggere i suoi romanzi d'amore. La capanna era protetta da un tetto di paglia intrecciata e aveva una finestra aperta sul fiume, davanti alla quale era piazzato il tavolo alto. Accanto alla porta era appeso un asciugamano sfilacciato e un pezzo di sapone che rinnovava 2 volte l'anno. Si trattava di un buon sapone, con un penetrante odore di grasso, che lavava bene i vestiti, i piatti, i capelli e il corpo. A una parete, ai piedi dell'amaca, era attaccato un ritratto ritoccato da un artista della Sierra, dove si vedeva una giovane coppia. L'uomo, Antonio José Bolívar Proagno, indossava un rigoroso completo blu, una camicia bianca e una cravatta a righe, che era esistita solo nell'immaginazione del ritrattista. La donna, Dolores e Encarnación del Santissimo Sacramento Estupignano Tavalo, vestiva invece degli abiti che erano realmente esistiti e che continuavano a esistere nei caparbi angoli della memoria, gli stessi dove si imbosca il tafano della solitudine. Una mantiglia di velluto blu conferiva dignità al capo senza nascondere del tutto la lucente chioma nera, con la divisa in mezzo, in viaggio vegetale verso la schiena. Dalle orecchie pendevano degli orecchini a cerchio dorati e il collo era cinto da vari giri di perline anch'esse dorate. La parte del busto ritratta nel quadro mostrava una camicetta riccamente ricamata alla maniera di Otavalo, sopra la quale il volto della donna sorrideva con la sua piccola bocca rossa.